Eccoci. Il quarto uomo, il In quarto tempo, in uomo. tempo. Stavamo per cominciare senza di lui. Stavo per smadonnare senza di lui. Facciamo finta che stiamo già tipo a miglior attrice protagonista. Sì. Ah, ecco, Eccolo. l'avevo già sentito che stava a parlare dei Minari. Ah, e là ci hai beccato. Sì. Già fai i complotti perché non doveva essere nominato. Sì, no, perché quelli sono asiatici, no? Sono stranieri. Gente strana. Tutte. Ma invece gli volavamo da tutte le nomination a Minari, è stata per tutto. No, già la prese 5 denomination, no? La gente sarà il Allora, filmone. Sulla scia de questo Parasite sarà quello che. sì, pure secondo me. beh, è possibile. No, Però dico, non una l'avete bella visto. storia. Siamo curiosi. Questo potrebbe essere, diciamo, un grande exploit quest'anno, anche se due film coreani 2 anni di seguito, non lo La so. gente Nel no. senso, potrebbe, Beh, comunque qualcosa se lo non lo porterà a so. casa, penso, nel senso Sì, che. su quello sono d'accordo. Sì, su quello sono d'accordo, perché. Mattia dice: finalmente, Master, sei tipo il signore che si fa attendere. Grande master. Sì, pure Kevin c'ha ragione, Critica. più sei straniero e finora diverso, e più vieni nominato, sì. Quello è vero. Sì. Poi tocca vedere se via Ma Grammy. il problema è Cioè, che ce ne c'era stanno questa troppi cosa. di film che sono tutti diversi e strani. Cioè, almeno tutti i film hanno tipo una particolarità di esclusività, qualcuno è straniero, le due film nominati agli Oscar come miglior film sono registe donne. Cioè, c'è sempre questa cosa qui. Ci stanno i film C'è la cosa di americani. Chadwick Boseman, sì, e poi c'è stata tutta la diatriba Black Lives Matter quest'anno, c'è comunque il processo di Chicago 7 che è sui diritti, nel senso che poi toccano tanti temi attuali, ma pure Promising Young Woman sul discorso della violenza sulle donne, comunque tutti temi molto attuali. E cioè, non sono brutti i film di quest'anno, c'è. Che tu sono convinto vinca questo, cioè, secondo me c'è molto equilibrio. Potrebbero uscire sorprese anche rispetto ai premi ai Golden Globe. Non tutti, però. Sì, primo fra tutti il protagonista, perché secondo me non è scontato Viola Davis, attenzione, Eccolo. non Infatti. lo so, potrebbe. Non lo so, io mi voglio vedere sto film con questa qua che ha vinto il Golden Globe perché USA versus Ah, Billie giusto, la cantante, no? Holiday, Billie Holiday. bravo, la cantante. Beh, penso che Sì, abbia sì, sì. fatto una gran parte, però certo, anche le altre, no, io quello che ho detto oggi, anche durante la diretta delle nomination, ho detto tutte le attrici candidate come miglior attrice mi sono piaciute tutte dei film che ho visto. E la stessa Vanessa Kirby, la stessa Frances McDormand, tutte mi sono piaciute. Quella di Promising Young Woman, una parte assurda. Sì, Mulligan, eh? Carmilligan, Mulligan, sì. Mulligan, come si chiama? Mulligan o Mulligan? Mulligan. Mi sembra, eh? Mi sembra. Comunque oggi ho Lei è fatto. assurda, lei è assurda, riesce a essere giovane e vecchia nello stesso ruolo, non so come fa. Sì, hai detto Ma bene. È vero. C'ha un'espressione pure particolare, un viso particolare. Però Sì, certo, sì, sì. ammazza. Beh, Però non ci sono state delle sì. candidature che ai Golden Globe hanno vinto, tipo Rosamund Pike, che ha Non vinto Pike, per I Care a no. Lot. Io ho visto, mi è piaciuto. C'è anche l'attore che fa Tyrion al Trono di Spade, Peter Sì. Dinklage. Pure lui, una bella parte. Il film forse è un po' sottovalutato perché è un tema questo diciamo, di questa donna che raggira questi vecchi dentro questa casa di riposo. E Ma è una poi dark comedy? Perché sì, non l'ho visto? e non c'è tra le candidate, ma come Jared Leto per The Little Things, che l'ho visto l'altro ieri, ci sono Denzel Washington e Rami Malek, nemmeno lo sapevo che c'erano pure loro. E mi è piaciuto, cioè, il film.
Cioè, Voglio nemmeno lo vedere la sapevo. faccia tua quando l'hai vista. Grande film, no? Cioè, no, Denzel Washington, vabbè, io candiderei a prescindere tutti gli anni perché è tipo Viola Davis, mezzo è dio Grande. del cinema, però sì, questi dovresti candidare tutti gli anni. E poi c'è Beh, il Sottoroni comunque solito fanno Anthony l'influenza. Hopkins, quello invece io candidato tutti gli anni. Evergreen. Beh, sì, dai. Anthony Hopkins, la curiosità cresce per The Father, perché tra lui e Olivia Colman credo che farebbe, cioè, secondo me, veramente è un filmone. Ma, bisogna attendere la buonanima dei cinema italiani che riaprono, purtroppo, e non è che l'hanno passato in streaming ancora, È vero, quindi non si poi trova. l'ha ricevuto un sacco di nomination. Vabbè, vogliamo fare un recap delle Sì, nomination, Davide? andiamo con calma, diciamo, siamo fila, andiamo, dai. Sì, vai. E partiamo dal miglior film. Vai. Pronti, allora, Vanno avanti, ci abbiamo. sono domande. C'è C'è stata una una domanda, sì, domanda del allora. Sebastian. Esperto di attori afroamericani, una domanda per me. Secondo voi quanto inciderà la morte di Boseman sulla sua chance di vincere l'Oscar? Poi per quale film meriterebbe di più? Qua è Bella tosta, domanda. eh? Cioè, io mi vedo infatti un sacco di scelte che vengono fatte pure per, purtroppo, però è politicamente corretto, no? Allora, però Black Lives Matter è sicuramente una cioè, delle cose che adesso interessano di più. E Boseman, secondo me, potrebbe vincere, eh? Potrebbe vincere. Boh, aspetta, non mi ricordo chi Sì. sono gli altri. Magari se Valerio mi sa dire tutta la lista. Anthony Hopkins, allora, vabbè, saltiamo a miglior attore un attimo, Gary Oldman per Mank, Riz Ok. Ahmed per Sound of Metal, Anthony Hopkins per The Father, Steven Yeun per Minari e Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Ah, Bottom. bellissimo. Allora, premettendo che non ho visto, purtroppo non ho visto Minari, che me lo devo troppo vedere. The Father poi è da vedere perché Anthony Hopkins sicuro avrà fatto un ruolo Capolavoro, bello serio. secondo me. Però può essere che vince Boseman perché comunque Sì, con allora, Heath diciamo pure Ledger. l'altra volta, Esatto. esatto. Certo, io sono sempre dell'idea di premiare il merito, nel senso no, perché. Però, certo, è pure vero che se tu pensi che già stava male, che durante le riprese sia di quel film che del film precedente, comunque lui stava già sotto chemioterapia e che comunque già la malattia era stato avanzato, ha fatto una gran cosa continuando a lavorare e a mostrare e a dare il meglio di sé, perché comunque la parte è una gran parte. Io ho apprezzato pure Gary Oldman in Mank, però Chadwick Boseman, che non avevo seguito tanto, poi me l'ha fatto conoscere un po' Valerio con le recensioni di Black Panther, eccetera. E ha fatto una gran parte, soprattutto quando durante il film a un certo punto sbrocca dentro quella sala di registrazione e racconta la Mamma sua mia. storia precedente. Mi è piaciuto, nel Ma tu senso dici che è la che miglior parte che ha fatto? io non l'ho Cioè, miglior. Ma visti tutti quelli suoi. guarda, secondo me io l'ho visti quasi tutti perché poi ho recuperato parecchi film Li devo del Boseman. recuperare. Devo dire che il Ma Rainey's Black Bottom è stato veramente clamoroso perché ho visto pure da Fight Bloods, quello di Spike Lee, che è stato secondo me proprio snobbato, ha preso solo una candidatura e quello pure è un filmone, l'ha fatto una bella parte, però è stato più bravo a Ma Rainey's Black Bottom. Poi vabbè, c'è sta City of Crime, però già il film di per sé non è che mi è piaciuto tantissimo, lui ha fatto l'investigatore, ma niente di che. Poi Black Panther, però secondo me, guarda, la parte di Ma Rainey's Black Bottom è veramente una delle migliori, cioè è stato fortissimo, fortissimo proprio. E credo che io non ho visto Minari e se Steven Yeun è stato così forte, Da quello che tanto ho d'applausi e tanto dei letto, sono contento per cappelli. lui, da appassionato di Walking Dead, grande, 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 Infatti, sì, è il Glenn di Walking Dead, per chi non lo sapesse, grande Glenn, è ha veramente fatto carriera, Glenn. passi da gigante, passi da gigante. Perché Oh. Allora, un obiettivo da diciamo, recitare in coreano lo voglio incredibile. sentire. Sì.
Ma penso che sia proprio quel fatto lì, inglese, coreano, ma non lo so Beh, se... poi Boh. comunque togliersi È certe da vedere, parti da dosso per un attore penso che non sia nemmeno facile, nel senso che poi chi ha fatto serie e prova a fare film, chi ha fatto serie lunghe, magari di tante stagioni, non è facile magari poi mettersi in un ruolo che prevede magari una parte diversa, completamente diversa, ovviamente da una serie tipo Walking Dead. Bravo. Lui aveva fatto pure Burning, un altro No. film che è un sacco considerato, io ancora non l'ho visto, sta nella mia wish list dei film da vedere, nella watch list. E quello pure è un bel Ah, film, è sempre era lui, mister. che dice? Saluti dal mister. Sempre c'era sempre lui, e quindi ha fatto un secondo film più indie, no? Più indipendente, tipo da festival, no? Per dire, con... Bella sceneggiatura, Ah, bella corposa. ok, no. Come se Ricky Memphis fa un grande film tutto d'un tratto e vince l'Oscar, oddio. Mi sono immaginato la scena, è questo che Madonna, l'ha fatto addirittura. vedere, cioè, tipo, magari pure drammatico, no? Però se fa un filmone che non glielo Sarà dai. ancora peggio, Potrei, è può fa incredibile. manco, che può fa manco una battuta in romanaccio. Immagino. No, di roba. E quindi vabbè, stiamo di, Vai. ecco, l'attore protagonista Chadwick Boseman, Steve Young, ne abbiamo parlato, poi torniamo ai miglior film che abbiamo risposto alla domanda, così almeno abbiamo saltato un Vai. pezzo. Gary Oldman, che secondo me è stato fantastico, però c'è sempre Boseman in mezzo, perché senza Boseman cioè, l'avrebbe vinto Oldman, pure il Golden Globe, secondo me, perché il Mank è stato clamoroso, Comunque bravissimo. pure E quello di poi bravo, guarda. no? C'era Gary Oldman, quindi dico no, e basta. Sì, infatti credo per quello. E poi c'è Riz Ahmed, Sound of Metal, Che mi ha che a molto me è piaciuto tantissimo quel piacevolmente film, cioè, stupito. Sì, l'ho visto ieri sera. Bravo tantissimo, lui. A mappa, lui è bravo, parte. eh? Ma infatti lui. Tantissimo, mamma mia, veramente, veramente una sorpresa in positivo. È difficile che magari ti capita, sai, vedi un film così per vedere e poi ti aspetti. Gran bel film, non mi aspettavo. Incredibile. Ok, torniamo ai miglior film. Dicevamo The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e Il processo dei Chicago 7. Dei Chicago 7. E rapido giro di previsioni e poi passiamo al commento. Vediamo che ne dite, che ne dite. Vai, Allora, Benji. Seba, che pensi di te? secondo me, allora, a me è piaciuto un sacco il processo a Chicago 7, però penso che vincerà più che altro la sceneggiatura, mentre Sì. miglior film potrebbe, che alcuni non l'ho visti, c'era Mank. E questo Judas and the Black Messiah mi incuriosisce. Judas and the Black Neanche l'ho Messiah, diciamo visto. che ma questo pure non si ritrova, boh, non lo so. Beh, Vabbè, è una sorpresa pure qua perché ha preso un sacco di nomination. è un thriller tipo, non lo so, genere thriller. È un filmone, cacchio. Non so quanto può. Non so L'ho quanto possa. visto un'ora fa, l'ho visto. Ah, l'hai visto? Sì. Ora io oggi mi sbatto la Clamoroso! Madonna perché con la zona rossa, Grande. oggi ho iniziato questa mattina con Nomadland. Poi ho visto Promising Ah! Young Woman e poi Judas and the Black Messiah. Oggi questi due che mi Grande! mancano. Ok, Sì, grande Nomadland. Benji! Hai recuperato un po' di film! Allora, calcola che Judas and the Black Messiah è quello che mi ha sorpreso di più di tutti, tra l'altro. Ah! Perché, vabbè, a parte che con la tematica afroamericana comunque è sempre, cioè, vinci, vai sempre sul sicuro. E poi come ritmo il film ci sta, è molto figo. Poi vabbè, gli attori sono assurdi, sono fenomenali. Questi due ultimi, appunto, dell'ultima generazione. Che c'è Kaluuya? Beh, Sì, che è Kaluuya ha stato. vinto pure il C'è Golden Daniel Globe. Kaluuya E sì. sta in film, come si chiama? E Tutti e due poi sono nominati, mi sembra.
Tutti e due nominati, sì, tutti e due nominati. La cosa che non ho Uno è capito. Kaluuya. La cosa che non ho capito è perché tutti e due a non protagonisti? Ho Ah, bravo. letto male io, Buona forse. domanda. Cioè, Sì, tu tutti e Beh, che due l'hai hanno visto? protagonisti. Cioè, nel Perché? senso, non c'è un protagonista principale. Tutte e due, sì, tutte Perché, infatti, perché probabilmente o sono tutti e due protagonisti, però non si capisce perché non sono non protagonisti. e due. Questo è Forse il l'hanno fatto, voluto. perché sono tutti e due i personaggi principali, no? Hanno tutte e due delle tematiche narrative importanti, però sinceramente non ho capito, però. Sì, sicuramente non O vincerà, considerano, mi però sa che l'hanno voluti mettere dentro comunque, secondo me. sì, perché appunto per dare un po' di Erano stati colore. bravi. Perché meritano queste. O considerano che non c'è un protagonista solo e quindi magari li mettono a pari merito come non protagonisti. Però perché non protagonisti? Boh, fa Questa strano, è secondo me una l'hanno domanda. Oppure sì, voluti. è per far vincere almeno uno di loro. Poi dipende. Perché se tu pensi, se è il miglior attore, magari vincerà appunto. Boh, no, allora no. La quota nera è già uscita, mi sa. Deve Quota nera. essere. Quindi La è quota la nera. quota La nera, la quota rosa. quota La nera. È vero, la quota nera. quota rosa. Bravo. Sì. La quota rosa arriviamo alla regia probabilmente. Vai Kevin, hai una teoria, vai. Bruttina, ma una Sentiamo la teoria. teoria di Vai Kevin, con la teoria. vediamo che cosa dice. No, che poi diceva giustamente, ma ce ne sono molti afroamericani quest'anno di Tantissimi. attori candidati. Sì. Da protagonisti non avrebbero vinto contro Bosa. Ah, Può darsi, sì, beh, ci cioè, sta, ci sta. sicuramente. vabbè, però attenzione, cioè, secondo me attore non protagonista a sto punto non ho visto gli altri, ma Sacha Baron Cohen è clamoroso, io cioè, glielo darei Bravissimo. solo per Borat, anche se non è nominato Borat, cioè, quest'anno che Ma non davvero vincerà mai, non però. lo so. Però mi pare è non protagonista per il processo. Sì. Per il processo, sì, però io glielo darei per Ah, Borat, perché veramente è Borat è proprio sì, infatti stacco, pure se ne è questa nominato. cosa, perché ha vinto il Golden Globe per quello e non l'hanno nominato nemmeno. Cioè, Vabbè, comunque hanno fatto per credo che diverse c'era da persone così, è una cosa decidere. strana, cioè, nel senso Sono proprio troppo totalmente pilotati, come se avessero visto due film diversi. Poi vabbè, cioè, ai Golden Globe la giuria sono giornalisti, no? E qui invece sono addetti ai lavori. L'Academy, Sì. sarebbero registi, attori, produttori. Produttori. Però strano, Vabbè, diciamo che l'Academy sappiamo che più o meno vira su quegli argomenti, capito? Afroamericano, la cosa sulle donne. Secondo me, infatti, miglior film tu dici Nomadland. Nomad. Sto convinto di questa cosa. Secondo me, Sì. Nomadland, sì. Perché comunque affronta un argomento che ha colpito nel cuore gli Stati Uniti negli anni peggiori e vuole dare risalto proprio a quella cosa là, soprattutto in un periodo che comunque non è de crisi, ma è una crisi per il momento non economica, però cioè, si va per quella direzione se non si risolve al più presto. E allora penso che spinge più a sensibilizzare la gente, capito, su un argomento che magari è stato preso sempre troppo gamba, dei nomadi, che è comunque una comunità. Se vai a leggere determinate curiosità, cioè, hanno preso dei veri nomadi per girare il film, cioè, nelle scene nel deserto con i camper, che ci sono proprio i nomadi. E quelle sono la comunità nomade, cioè girato all'interno della comunità nomade. Alcuni, infatti, tre o quattro attori sono dei nomadi proprio veri che hanno assunto per il film, proprio per sensibilizzare la gente a un determinato tipo di argomento. Secondo me, guarda, ha grandi possibilità, altrimenti viro, bah, non lo so. Però è girato bene, Processo quindi di penso Chicago che 7. Nomadland è girato Vabbè, ma la bene, regia è. è È il mostruoso. prossimo punto, regà, cioè, la regia stai lì, è il prossimo punto. Infatti, non lo so, Vale, tu ti sei espresso nel film? Per il Cioè, film? questa cosa del processo di Chicago 7 secondo me è stato un po' bisfrattato dai Golden Globe, perché sinceramente secondo me affronta una tematica importante. E ho visto pure che alcuni youtuber l'hanno un po' massacrato. Boh, invece penso che possa, anche pure come cast corale, come storia sui diritti, storia vera, queste cose gli piacciono tanto, no? Poi all'americani.
Non lo so, Infatti, secondo me si sì, potrebbe, ecco, secondo me Nomadland, potrebbe dire la sua sì. e più che altro perché magari regista più come regista tra i Nomadland, fermo restando che mi sono piaciuti entrambi. Allora, secondo me Sì. dovremmo dire assolutamente a turno tipo chi vince, nel senso chi dovrà vincere e chi merita in realtà il miglior film, perché alla fine è sempre questo, Bravo. c'è sempre questa cosa. Sì, che usai, che in realtà usai, però dici, porca miseria, secondo me Sarebbe bello se, però ma tanto vince pure quello. Promising Young Woman, cioè, per me è fatto veramente bene, il finale è tarantiniano, cioè, Sì, finale, sì. bravo, Madonna io ho mia, notato la succede stessa cosa. tutto. Mi sembrava un Il finale è Tarantino, però pazzesco, è senza pazzesco, il sangue sprutto, insomma. sì, esatto, Un po' un Kill fatto molto bene. Bill più un Kill Bill rosa più di un Kill Bill giallo. Oppure Parasite alla fine, no? Era questo finale Porco tarantiniano, cane, il finale di Parasite è pure lì che era clamoroso. Siamo là, cioè, il finale tarantiniano proprio. e quindi così abbiamo detto tutti? E quindi niente. No, Sì, andiamo quanto avanti. sembra. Benji, detto te, Io non ho no? detto niente, Il miglior mi ha fatto film, vai. piacere Seba che ha detto niente però su sta cosa. Allora, io vorrei che vincesse Processo Chicago 7, tra quelli che ho visto è quello migliore secondo me, però sì, non vincerà Nomadland secondo me, perché ogni volta dico, vabbè, ogni volta c'è, che so, c'è, che ha vinto a Venezia, mi sembra, no? Sì. Cioè, secondo me vincerà Nomadland come miglior film. Però io, cioè, voterei per Processo Chicago 7. Secondo me il Processo Vai, Chicago Benji. 7 è un filmone, cioè nel senso è proprio il film quello come si vedeva una volta, no? Lineare, bello, con quelle musiche intense, quei personaggi strapotenti, interpretazioni magiche, Sacha Baron Cohen, proprio... Però c'è pure Ed Redmayne che alla fine insieme, non so che hanno fatto là. Sì. Sì, Tutta quella infatti scena ma assurda. il cast è pazzesco. Infatti... Pure il Sì, ma finale. guarda, il cast è stato veramente ben assortito, Assortito cioè, bene, ma sì. te ripeto, Sacha Baron Cohen è stato bravissimo, Eddie Redmayne, Ma pure cioè, vabbè, giudice, cioè, tanta roba, veramente tanta l'avvocato roba. loro che ha vinto, vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista. Film con cast pazzesco. Cioè, ma lo rivedrei Laura subito. Dern, Laura Dern, me sa, dici, no? No, no, dico l'avvocato loro è l'attore che fece Ah, giusto, sì. quel film Sì, con Tom sì. Hanks Quello che ha vinto, che era stata è il la prima Ponte delle interpretazione, Spie. no? Sì, Il Ponte delle bravissimo lui. Spie. Sì, infatti Aaron Sorkin probabilmente vincerà la sceneggiatura. Devo scrivere Aaron Sì, Sorkin, sì. bisogna farsi da Come parte. quello è sicuro proprio. Sì, perché lui ha scritto e diretto, però probabilmente vincerà la sceneggiatura. Infatti la regia neanche ha nominato, non la Infatti Kevin dice magia. che quando scrive Sorkin bisogna farsi da parte. Vabbè, tanta roba. E proprio di regia volevamo parlare, perché qua c'è una sorpresa, secondo Ah, me. è vero, c'è una sorpresa che manco conoscevo. Sì, perché abbiamo David Fincher, Lee Isaac Chung per Minari, Fincher per Mank, Chloe Zhao per Nomadland, Emerald Fennell per Promising Young Woman e, attenzione, attenzione, Thomas Vinterberg per Un altro giro, che è un film danese. E con Mads Mikkelsen, che secondo me a sto punto è da vedere, perché Infatti, è stata un po' la sorpresa. è La particolare cambia sorpresa sta di cosa. ogni No, ho letto film. la trama, è bellissimo, cioè me lo voglio troppo vedere. Ma Sì, poi è io pure. La presentazione curioso, è altissima su curiosissimo. IMDb, eh? Cioè, infatti ho detto, ma che filmone è questo? Sì, infatti ho detto, Che ma che cominciano a cazzo? bere dentro Beh, il ma cinema. infatti, non so, bisognerà recuperarlo. Probabilmente vincerà lui come miglior film straniero, perché veramente... Bah, non lo so, attendiamo, dai. Attenzione pure a sto Minari, E dai, vai. sto Minari candidato a Attenzione a migliore regista. Minari, perché a questo punto Può fare exploit, chi l'ha visto mi ha detto che è comunque un gran bel film, ma pure regia tanta roba, anche se, cioè, secondo me a questo punto, boh, io tipo per Nomadland, regà, mi sono innamorato, quindi io dico Chloe Zhao, Chloe sia Zhao. regia che vincerà e per chi voglio che vinca. Voi? Andiamo a giro, va. Seba, vai. Allora, mia regia, io direi,
Allora, aspetta, ai Golden pure, Globe, pure... Golden Globe ha vinto Chloe Zhao, eh? Sì. Infatti. Benji, sì, ciao. Flavio dice la regia è impeccabile, Minari è bellissimo. Minari è da vedere, infatti. Oh. È peccato che me lo Vedremo. sono perso ancora. Allora, secondo me vincerà Chloe Zhao per la miglior regia, Sì. però non avendolo visto, Benji l'ha visto, infatti, forse lui diceva, infatti mi diceva che la regia è bella. Cioè, Sì, quasi sì. tipo come se fosse un Nani? Terrence Malick, no? Cioè, è curato comunque, A quindi... me è piaciuto anche a livello di oddio, regista di Revenant, Lapsus. Iñárritu. Sì, mi è piaciuta tanto la regia di Chloe Zhao perché non so proprio come ha impostato lo sguardo di chi vede il film, lo sguardo del Mi rimediamo, e ok. ti ha fatto entrare nella scelta di questa donna e nel suo viaggio, e poi questo ripetere, ci vediamo sulla strada, comunque ti entra proprio nel cuore. Raga, io sono innamorato E perché è perché le bellissimo, persone che quindi non conosco lo so, raccontano che sono di lei pure la parte. fotografia mi è piaciuta tanto. Però io pure dico Nomadland. Beh, pure Fincher, però. Beh, Fincher, Però. purtroppo sai che c'è, Fincher è talmente una certezza che delle volte magari non lo valutano per ciò che è, perché dice, beh, Fincher, deve fare sempre un passo in più dell'altro, deve essere magari, capito? Deve fare Lui già più. sta un passo in più, però deve fare ancora di più. Cioè, è una cosa strana, capito? Tu sei più bravo da classe, ma aspetta ancora di più, però già stai una spanna sopra, è una cosa un po' particolare. Però, Benji, Benji, ci vai. siamo, ci sei? Ah, no, non, ci sta abbandonando Benji. Benji, prova a cambiare wifi e dati cellulare. Io tante volte mi trovo che il wifi si rallenta tanto e cambio e metto dati cellulari. Non so È perché quello fa che così. stavamo a dire noi, Kevin. Quello che ho appena detto, infatti. Magari aspettiamo così, che magari si ricollega e. Infatti, probabilmente, come dice Kevin, devono prima quello che fanno, ma quindi si parla di donne, perché comunque è tanti anni che non vince una donna. E oltre che brava, secondo me la Zao, vabbè, Sei sicuro vincere una per donna tutte le comunque? tematiche già dette. Sì. Vabbè, Vabbè, o però la cioè, fanno nel senso, o la non Zao, no. pensate che ce l'ha dimostrato l'anno scorso, quello che è successo l'anno scorso. Tutti che mi dicevano, ma non faranno mai vincere Parasite perché è coreano. E in realtà no, hanno premiato il merito, anzi, gli hanno dato pure miglior regia e altri premi. Quindi, cioè, secondo me, se dovesse vincere Chloe Zhao meritato, significa che comunque non hanno paura, diciamo, a fare una scelta di questo tipo. Sì, no, quello sicuro. Sì, vabbè, già l'anno scorso però con Parasite, film e regia, direi che non è che hanno Però dimostrato che che poi io film comunque. e regia ce ne vuole, prende tutte e due. Sì, Grande ma film e regia mi sa che migliore film straniero Parasite. Se ne ha vinto una miseria di 4, 5, mi sa, no? 4, 5. Allora, montaggio, se non sbaglio. Sceneggiatura non originale pure, mi sa. No, montaggio, no, mi sbaglio. No, Sceneggiatura. mi sa montaggio, no, sceneggiatura non originale. Ma Benji c'è? Straniero, Oh. no, ancora non lo vedo. Vabbè, andiamo avanti. No, non ci Comunque, un sono. sacco di Sì, categorie. andiamo avanti. Allora, Anche a sì, sceneggiatura, vai. attrice non protagonista. Vai. Attrice non protagonista. Attrice protagonista. Vabbè, attrice protagonista Eccolo abbiamo Benji. detto, vabbè. Ci siamo, Benji. Vai, Kedosha. Sceneggiatura Parasite. Ah, no, e altra cosa, Jodie Foster non c'è, raga. Ma perché? Ha vinto il Golden Globe. Davvero? Cioè, Se ci capisci. stanno certe cose che non ci stanno. Cioè, non ci Sì, stanno no, attori sta che di hanno proprio. vinto. Jared Sì. Leto, vabbè, era tra i candidati, non c'è. Però, per esempio, pure qua. T'ho invitato, Benji, vai. Valerio mi diceva Devi che nel accettare. Mauritanian, che è un. Non c'è nel Non Mauritanian. c'è, Nel Golden zero. Globe, però c'era. Sì, c'era. Non c'era. Chi mi diceva? Te mi dicevi che l'avevi visto. No, Simone, oggi durante No.
la diretta che abbiamo fatto su Clubhouse, Simone mi dice è un bel film, anche quello tratto da una storia vera. Lei, diciamo, Jodie Foster l'hanno un po' massacrata, ho visto nelle recensioni, però eccolo. Non mi prendeva niente, non so perché. Ecco, adesso ti vediamo. Ah, dice, Flavio dice: James Franco anche vince Golden Globe, Disaster Artist, ma gli Oscar niente. Vabbè, ma quello è un film clamoroso. Non so se l'avete visto, recuperatelo. Vabbè, una piccola parentesi. No, io ancora non l'ho, visto. Sta su Netflix, ce l'ho nella lista. No, no, è un film clamoroso. Cioè, a casa tutti i film dell'Oscar di quest'anno, e vedi subito Disaster Artist. Ma subito proprio. Sì, eh. Ah, troppo. Prende bene. Infatti com'è possibile? Sono io? Ho la fibra. A parte, oh, ecco, mo tocca a Valerio. A te me lascia fette, pure a me, ecco, mo tocca. Ecco, Vale, ti vediamo. Secondo me dipende pure dalle persone che vengono a sentire. Eccoci, sì, ok, io bisogna intanto Ok, vai. Ok, ci siamo. Allora, diciamo, attrice protagonista? Come attrice protagonista? Vai. Io mi sono perso tutto. Non siamo andati avanti. No, no, attrice protagonista. Là stavamo, perché poi abbiamo cazzeggiato un po' su Disaster Artist. La miglior film? No, dai, miglior regia. Regia non l'hai detta? Tu? Ma si vanta è Zao sicuro, miglior regia. Ok, spero che non vinca miglior film, perché Nomadland sinceramente come miglior film non so merita, nonostante è bellissimo, però è troppo, ti si aggrappa qua dietro mentre lo vedi. Sì, meglio Il Gladiatore, miglior film. No, vabbè, dai, se vuoi miglior film, infatti no, però miglior regia sicuro. Sì, pure io, secondo me non vince tutte e due, però certo. Miglior regia sono meritate più. Invece che stavo a dire, miglior attrice. Vai, no, stava iniziando la lista di... miglior attrice, stavo dicendo, ok, Andra Rai per United States vs. Billie Holiday, e Vanessa Kirby, Piece of a Woman, Viola Davis per Black... Marines Black Bottom, Frances McDormand per Nomadland, e Keir Mulligan per Promising Young Woman. Qua, a sto punto, tutto sembra virare per Andra Rai, per... United States vs. Billie Holiday, però... Non lo so, secondo me. Boh, Vanessa Kirby è stata bravissima. No, guarda, forse Viola Davis. Secondo me Viola Davis. Allora, secondo me, infatti, come avevo detto alla vecchia live, cioè io almeno io voterei per Kirby. Non avendo visto però quello lì, né Viola Davis, in effetti, né quello che ha vinto il Golden Globe. Però, no, cioè, Vanessa Kirby... Cioè, sai chi mi ha ricordato Vanessa Kirby? E alzo una polemica, probabilmente. Anche il tipo di film, Manchester by the Sea, e quindi Casey Affleck. Per l'interpretazione della drammaticità di quel momento, di quello che gli è successo. Quotidiana, no? È venuta fuori. E lei è stata molto brava... Io la adoro, è stata molto brava in quella parte, perché poi è un film con questi... La parte iniziale te la trasmette proprio... Questi 23 minuti iniziali di piano sequenza unico, e lei per il restante, l'altra parte del film e il discorso finale in tribunale è veramente straordinaria. Mi piacerebbe pure a me che vincesse. E, cioè, nel senso, non pensate che è scontato pure questo, perché sento tanti di sta cosa. Poi vabbè, quello che mi dà fastidio è che sembra che si tenda a premiare, tipo l'anno scorso, René Zellweger, sì, però boh, a me non lo so, non mi ha fatto impazzire, solo perché era uguale... fisicamente a quella che stava interpretando la protagonista del Mago di Oz, Judy.
Sì, Garland. Ah, sì, è vero, Valerio sì. Ha appena tradito la Davis. Di Garland, di Garland. Sì. No, allora, guarda, io vado a Kirby è fantastica, vai la Davis, pure lì mi sono piaciute tutte. Queste attrici, pure Promising Young Woman, bravissima. La McDormand. La è bravissima, però secondo me, diciamo, la Margot Robbie si è ispirata troppo al personaggio di Harley Quinn, quindi secondo me, diciamo, è un po' presa ispirazione dalla, non credo che possa vincere tra tutte, lei è l'ultima che secondo me possa dire qualcosa. Poi fermo restando che voglio vedere sto film, è troppo Harley Quinn, soprattutto verso la fine è tantissimo Harley Quinn, cioè tantissimo, quindi vabbè, se se lo metteva, tipo se metteva Harley Quinn, se lo faceva lei era uguale secondo me, però la, la parte sua l'ha fatta, non dico che non è stata brava, però sinceramente le altre pure la, stiamo, non stiamo a parlare di Frances McDormand, ma secondo me pure lei è stata bravissima. Non lo vince perché secondo me, guarda, già la Kirby e Viola Davis È troppo figa. sì, infatti. Mamma mia. Tanta roba. Benji. Quindi allora, secondo me vabbè, io ho adorato troppo la Kirby, cioè a me mi ha lasciato turbato quel film, soprattutto la scena Sì, Madonna, iniziale. pure a me, porca Faceva troia. dei versi durante il parto che ho detto, ma sta partorendo davvero? Cioè, ti giuro, mi Sì, stavo dicendo, bravo, ma era, bravo. cioè, stava partorendo, cioè, Bravo. perché E non ha diversi mai erano partorito ancora assurdi. lei. Cioè, allora ha fatto un lavoro assurdo, ma poi quel film io l'ho adorato, secondo me è uno dei più bei film, non è stato candidato al mio film, stranamente. Non si È sa vero, perché. bravo, non si sa perché. Non è stato candidato. Come invece era stato, per esempio, candidato, c'ha niente a che vedere, però non lo so, ma ha fatto una similitudine. Storia di un matrimonio l'anno scorso, che comunque avevano candidato. Vabbè, Un'altra ma rapina, là è però. stato pure una, Vabbè, è non lo so, diverso, non lo però so non che. lo so, per alcune cose. Quello l'avevano candidato come miglior film. Però bravo, secondo me hai colto un segno perché pure Storia del matrimonio è stata, se non sbaglio, candidata a Scarlett Johansson, però pure Adam Driver è stato candidato, ma non miglior Sì, è film, mi stato candidato. sa, eh? Ah, no, miglior film. Ah, ok. Sì, mi sembra di no, infatti, No, miglior effettivamente. film no. Gli attori tutti e due, sì, vabbè, ma sono stati Tutti e clamorosi, almeno tre. una candidatura, cioè, voglio Laura Dern ha dire. vinto. Sì. Laura Dern, ha vinto Laura Ah, Dern, mi sa, infatti, l'anno scorso. sì. E pensavo pure la madre di Pieces of a Woman venisse Bravissima, candidata. infatti. Ah, invece non, Invece no. non vabbè. Passiamo attrice non protagonista. Vai. Allora, qua secondo me potrebbe starci la sorpresa perché abbiamo Maria Bacalao per Borat, seguito di film cinema. Maria Baccalobba, Borat 2. Glenn Close per La Ladia Americana, Grande Glenn Close. Olivia Colman per The Father, Amanda Seyfried per Monk e Yoon Yao Jong per Guarda, Minari. allora io voto Scusate, coreani in tutte. linea, ma non so la pronuncia. Io, Kevin, io voto tutte le fighe, tipo Amanda Seyfried The Mac. Ma quanto sta bene acchittata anni 20. E io voglio che vinci la regna quest'anno. Vado, preciso. Madonna. No, però vai, 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 vale, vai. Inizio. Dicevamo, secondo me scatta la sorpresa Maria Bacalova per Borat. Non lo so. Attenzione. Secondo La me, butta lì. anche se vorrei che vincesse Glenn Close per Lucky Americana, perché è stata fenomenale. Glenn Close, fenomenale. Sì. Vai, Seba. Allora, per me, secondo me, allora io non l'ho visto, però secondo me vince Colman, Olivia Colman. Olivia Colman. Ah, beh, ci può sta, non l'ho visto, non lo so, quindi boh. Però mi immagino già, capito, cioè, tipo nella mente lei con Anthony Hopkins, magari ci stanno dei, che ne so, dialoghi, non so se radio, non immagino proprio così il film, no? Quindi secondo me potrebbe vincere. Poi dopo pure Crown, no? Stava proprio nella cresta dell'onda.
Sì, infatti è stata sulla bocca di tutti. Poi è bravissima, pure in The Crown, cioè, La fenomenale. favorita pure, mazza. La favorita. È la favorita. Lei ogni volta che sta candidata va, assopia tutto, cioè, veramente. Guarda, Kevin, ti dico, Mank, come al solito, è il classico film che dovrebbe, potrebbe vincere tutto, ma non vincerà nulla, tipo Irishman. Secondo me, una cosa che può vincere è un premio tecnico come la scenografia, che comunque, se ci pensi, hanno ricreato proprio tutta la situazione di come si giravano i film a quell'epoca, no? La Hollywood di quell'epoca, quando anche lui va da il grande capo del colosso azienda cinematografica americana, che ti fa capire anche in base a cosa veniva scelto, no? Di produrre il film. Secondo me, scenografia. Almeno uno, dai, io. Forse pure i costumi, no, manca. Pure. E tutte queste Sì, questi tecnici, infatti. infatti. E ho finito Infatti, su giusto, Instagram. tecnici. Sì, giusto che. Grazie. Vai, Benji, tocca a te. No, Valerio, te ne hai messo, non hai detto, ti sembra un E protagonista? guarda, io Glenn Close mi piacerebbe. Idem, pure a Sì, me mi ok. piacerebbe, a Ma prescindere chi ha proprio. vinto ai Golden Globe? E Golden Globe, Ma mi sa aspetta, proprio Jodie Foster. sì, Jodie Jodie Foster che non Foster, c'è. e poi basta. E io dico Glenn Close. Senza Jodie Foster, secondo me, cioè, per me avrebbe vinto pure di là. Poi non l'ho visto quel film, però. Boh, non lo so, Ma come fa e quindi Jodie Foster, i boh. vincitori di Golden Globe a non essere candidati nemmeno all'Oscar? Cioè, Questa cosa è come... una cosa stranissima. Secondo me, boh, l'hanno Ha fatti fatto lo proprio spregio. quest'anno. Avrò detto, guarda, a L'hanno me l'Accademia sta sul fatti. cazzo. O c'erano talmente tanti film. No, Purtroppo l'Academy delle volte fa scelte un po' ma non può darsi pure che i Golden Globe, congeniali, no? come diceva, sentivo Violetta Rox l'altro giorno, faceva una recensione dei Golden Globes. Dice come se avessero scelto, buttato nel pentolone una serie di film d'attori, perché ce n'erano talmente tanti in streaming da vedere che, non avendoli potuti vedere tutti o aver fatto una cernita, per alcune cose non ci sono nemmeno dei criteri per cui, per esempio, non c'è nemmeno una candidatura. Sì, l'Oscar è più mainstream dei Golden Globe. Sì, vero, c'ha ragione Kevin, vero. Vai, vai. Infatti delle volte non sono neanche tanto meritati, però purtroppo si sa che sono pure un po' politici, Però no? un po' sta Come... differenza, no? Che non c'è quella che l'ha vinto, cavolo, la migliore attrice non protagonista, Manco come? candidata, credo. È una Manco scelta, è candidata. punitivo, è punitivo. Ma è punitivo. Sì, infatti, Polemiche, boh. polemiche. Giusto per alzare i polveroni così a caso, capito? Sì. Giusto per Oggi è quelli. proprio fake news. Sì, ho Ma sentito che Jodie Foster ha tipo minacciato uno dell'Academy a un certo punto. Tipo che accuse pesanti da parte di Benjamin ha Collins. annunciato che il Covid non esisteva, ha detto Jodie Foster. Ho sentito questo. Non Questa è. ce n'è Covid. Ha detto così, ha detto. Non ce n'è Covid, così ha detto. Ci manca Jodie Foster. There isn't Covid. Madonna. Vai, Benji. Vai Benji, tocca a te. Vabbè, no, ma io già cioè, avevo detto Glenn Close, ma per simpatia, perché se lo merita, cioè, a prescindere. A prescindere proprio. Anche Ah, se ok. a Monk, quella lì di Monk, pure è stata brava, interessante. Anche se Sì, bravo, Amanda Seyfried. comunque stava lì, non capisco perché manco se ne sono infilato, vabbè. Ma quella perché è una mia scelta personale. Ah, bravo. Perché a me Lily Amy Collins, Adams è è legge americana. più... Amy Ovviamente non è Adams. un Beh, ruolo quello è per un cui bel scegliere. film. Ok, andiamo avanti. Sceneggiatura non originale? Vai, sì. Vai. Mi sentite? Ok, pronti. Allora, Borat, seguito di film cinema. The Father, Nomadland, One Night in Miami, The White Tiger. The White Tiger, non so, non so. Quello indiano? Ne manca. Ah. Conoscete White Tiger? Sì, ho Non solo lo so. letto che è appunto Quello tipo... indiano che sta su Netflix, mi sembra. Non vorrei dire una Ah, cazzata. buono. Buttare via parolacce, sì. Sì, Non siamo in no, è giusta, televisione. Kevin.
Non siamo in fascia protetta. Non si offende, ragazzi. Eh? Sì, ormai passate le 21, Grande passate le Manic, 21. saluto Manic. E allora, secondo me, Vai. non so se si è capito, ma Borat 2 a me mi ha fatto A te impazzire, quindi sei io proprio dico piaciuto, eh? Borat 2 per la sceneggiatura non originale. Oh, Ho già due Oscar è per tutto un questo. Due provvisato Oscar per Borat, reale, già fatto non lo so. due. Io voglio vedere Due film. la camera su Valerio mentre vede Borat 2, cioè la voglio No, vedere. Cioè, lo vedo io no, regà. così, con popcorn, sì. Sì. Pazzesco, Ci pazzesco. vedevo così, bravo, Sei bravo, mi pazzesco. sono ammassato, cioè, è stato qualcosa di, non lo so, vabbè, Ok. Questo qua invece Borat. ha sceneggiatura non originale. Allora, ci stava Nomadland. Qual era il penultimo che hai detto? One Night in Miami, quello. Quello. Interessante, Che un bel film, poi interessante, sì. è l'unico che ho visto, infatti. Allora, sei questo. Ok, E quindi io lo voterò. No, però davvero, allora, secondo me, dato che è proprio preso dalla pista teatrale, a film è fatto bene. Nomadland non penso, no? Mo, voi che l'avete visto come sceneggiatura? ma parlano quasi mai. È un Quindi romanzo, vedi. però, no? Com'è Ma un romanzo? non parlano quasi mai. Ah, sì, è vero. è tratto, sì, è un romanzo, è un Sì, è un romanzo. romanzo, La è storia è tratto dal libro. vera, il personaggio di lei è inventato, ma è tratto dal romanzo. Ci sono certe battute Comunque. che, mazza, che erano belle, ti entrano dentro il cuore, eh? Certe battute, dicevo proprio, mazza che stanno a dire. Certe cose erano fighe. Kevin, segnatele queste Ma qua. quello a me è piaciuto, però secondo me sceneggiatura, ti ripeto, gli spicchi l'ho visti più in Borat. Poi in One Night in Miami potrebbe essere interessante come sceneggiatura perché regà, sono De Marte, cioè su questo Ho già due Oscar a Borat, c'è niente infatti. da Hai visto? fare. Due candidature e due Oscar, anzi tre candidature e due Oscar. No, Invece va bene. comunque, Processo a Chicago 7 è l'altra categoria, Sì, originale. originale, sceneggiatura. Sì, sceneggiatura originale, sì, Niente, sceneggiatura perché quello vorresti originale. dire, no? Patricia, perché c'è Perché stato? c'è stato? Sì. roba. E quindi sì, Io abbiamo One detto, Night in giusto? Miami. Vai, Valerio. Difficile, qui è più difficile rispetto pure all'anno scorso che c'era Jojo Rabbit, se non sbaglio, Sì, in questa vabbè, là, senza categoria. Inutile storia, parlare dell'anno secondo scorso comunque, eh? Tipo è me. stato, non so, Generazione Sì, d'Oro. Tutti i miei miei film erano. Solo uno quest'anno avrebbe vinto sicuro. beh, diciamo, dico pure io One Night in Miami. Forse è l'unica cosa che potrebbe vincere. E sinceramente, One Night in ha Miami? fatto molto bene. Se vado un Sì, attimo il segnale. sì, sì. Anche Oh, ok. perché poi stasera Benji. c'era la notte che ha fatto un po' la storia, no? Parla di più personaggi famosi americani, afroamericani. Vince, Vai. secondo me vincerà questo perché sennò non sarebbe stato candidato. Però io spero che vinca Nomadland. Almeno in questo pure è stato figo. Perché nonostante ci sia pochissimo dialogo, infatti, come abbiamo detto prima, però quando c'erano momenti in cui parlavano che dicevano, non lo so, delle cose che ti rimanevano, era tipo un livello di realtà molto intenso. Però anche perché io rosico perché non c'è Piece of Woman, e quindi rosico. Non c'è Però candidato quello, né penso quello che è sì. originale comunque, penso, quindi, però non sta neanche nei originali, forse. Vabbè, andiamo avanti. No. Sì, Magari ci infatti. sta. Madonna. No, non ci sta, non Ah, ci sta, bravo! no. Perché poi c'è questa cosa di Pieces of a Woman che la sceneggiatura l'ha fatta la moglie del regista e che loro hanno Sì. vissuto una storia tipo quella raccontata nel film. Del genere, sì. Non uguale, perché Mazza. quella è proprio. Però hanno pure loro perso un figlio e da lì erano tanti anni che volevano raccontare questa cosa attraverso un film e la sceneggiatura è tutta della moglie. Quindi pensavo pure io, ti dico la verità, è vero. Hanno bisogno di una nomination pure per la storia e l'accaduto, potevano dargliela, non so. Snobbato, neanche, non lo so,
Sì, infatti pure queste storie, passiamo no, che oltre. stanno dietro, che sarebbero da raccontare, no? E noi su Fage Network Sì, le raccontiamo, diciamolo, noi raccontiamo. Scendiamo nel dettaglio, noi svisceriamo i film come per Nomadland, cioè, le piccole curiosità fanno la differenza, no. Sì, è vero. Vai. E vogliamo con la sceneggiatura originale? Originale. Allora, Borat 2, no, non è vero. E allora... Faccio prova. Seguito di film, cinema. Seguito di film, cinema. Allora, Judas and the Black Messiah, di nuovo. Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal e Processo Chicago 7. Processo Chicago 7, secondo me questo, cioè, proprio... Sì. Mani batti, anche non so se Minari potrebbe fare la differenza, ma beh, potrebbe essere l'outsider, ma forse perché se non ricordo male, però... nel Golden Globe c'era solo una categoria, miglior sceneggiatura e basta, vero? Sì, non era sì. divisa in due. Sì, chi ha vinto? Chi ha vinto? Il processo Chicago 7. Vabbè, no, vabbè, sicuro vincerà Golden Globe. Sì, pure secondo me. Sì. Siamo tutti d'accordo su questo punto, vedo che... Sì. Sì, ok, assolutamente. E allora, il mio film d'animazione... Sound of Metal, cioè, secondo me merita sempre una citazione particolare, perché quello... Non vincerà nulla. Ah no, però forse c'è questa cosa del sonoro... Il sonoro, bisogna vedere il sonoro. Che ti fanno sentire come sente lui. E quindi spoiler flash. Quello potrebbe essere quel film è flash. No, raga, ci rimani proprio scioccato. Io mo vedo domani sera. Bravo, vai, recupero assolutamente, perché è un bel film, è clamoroso, eh? Allora, miglior film d'animazione, pronti? Onward, Over the Moon, Shaun, vita da pecora, Farmageddon e Soul e Wolf Walkers. Raga, io qua non lo so, però a sto punto penso Soul, che è uno dei film Pixar più adulti degli ultimi anni e comunque trasmette un messaggio molto importante e tratta la morte in una maniera particolare e, cioè, sì. È per tutte le fasce d'età, dai bambini ai ragazzi agli adulti, ma pure la musica, cioè, senso, veramente la morte, ma pure un tipo musica, di musica, come che, no. Comunque capirai, loro sì, la voglia, infatti su quello a parlare... secondo me solo mani basse di tutte e due le cose. Pure quest'anno è figo, stanno un sacco di film belli, ho visto Onward, è bello. Wolf Walkers, io non li ho visti. È bello. Wolf Walkers, ho parlato bene pure di Wolf Walkers. Ho visto il trailer, cioè ha tutta un'animazione bella colorata con i contorni più netti, no, c'è un'animazione particolarissima. Vincerà sicuro Soul, perché comunque quello, cioè, l'ho visto ai livelli di Up, pure di Inside Out. Sì, bravo. Sì. Inside Out per me è per adulti più che per infatti pure Soul, secondo me non so se i bambini penso che l'apprezzano uguale, però l'adulto lo riesce a capire ancora di più, no? Sì, no, guarda, è un bel film, hanno colto nel segno stavolta. Onward anche, Onward magari parla del rapporto con i fratelli, cioè la perdita del genitore, la sostituzione, insomma. È pure là un bel messaggio, però Onward sì. Però Soul è più, sì, diciamo, espande più la fascia a cui si rivolge, quindi Soul. Pure qua siamo d'accordo, Soul, penso, Benji, secondo Soul. Me, perché qua secondo me sono due cose, no? Ci sta, vabbè, Soul, e ovviamente tecnicamente è sempre il classico film della Pixar, quindi di animazione, no? Parlando proprio di animazione, forse Wolf Walkers ti dà qualcosa di diverso, no? Qualcosa di proprio tecnicamente d'animazione. Soul ovviamente come contenuto... è magico, perché oltre a parlare della morte mi è piaciuto moltissimo il concetto, appunto, che tu non sei indirizzato solo per una cosa, ma puoi anche cambiare in corso d'opera, nonostante lui, e questo è spoiler, nonostante lui alla fine dice no, cacchio, sono fatto per questo, alla fine dice no, forse non sono fatto per questo, quindi c'è è vero, che è fantastica.
Quindi se vuoi lavorare con te, la ricerca continua di un obiettivo che tu pensi possa renderti felice. Grande, no, vero, vero. Figo. Ottimo, ottimo. Vogliamo... proseguiamo? Vai. Vai, miglior Borat. Allora, abbiamo un miglior film... eh? Miglior Borat. Borat. Miglior Borat è un protagonista. Borat. Avete finito. Guarda, vi ricrederete, vi ricrederete quando vinceremo due Oscar. Voglio vedere la reaction su YouTube, ho un milione di visualizzazioni. Te che stai in macello. Cioè, il video quando tu vedi chi lo premia. Assolutamente. Esulto io, non esulta Sacha Baron Cohen. Esatto. E allora... abbiamo film internazionale, miglior film internazionale, quindi miglior film in lingua straniera che è da quest'anno internazionale. E, un altro giro, quindi Druk, quello di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen che stavamo guardando prima. Poi abbiamo un film rumeno, Collective, Alexander Nanau, regista. Poi The Man Who Sold His Skin, Tunisia. Cuva di Saida, Bosnia Erzegovina, e da Hong Kong abbiamo Shaun Yan Deni, regia del Derek Zhang. Allora io ho visto Shaun Yan Deni 5, non ho 25. L'hai visto? Ma davvero? Facciamo l'applauso, se hai visto. Sì. Allora, è un bel film che tratta della politica cinese. No, voglio troppo vedere il film di Mikkelsen, per forza. Cioè, quello per forza. Sì, ma assolutamente vince Mikkelsen, regà, cioè, non in base, su. Ma quello vince danese, no? Sì. Ma... cioè, vabbè, su questi strano, possiamo andare velocemente, vale pure il cortometraggio documentario. Sì, vabbè, infatti, abbiamo documentario, vabbè, giusto, o saltiamo a Collective, Clean Camp, Demolage, My Octopus Teacher, Time, non lo so. Non so se l'avete visti. Ai brevi tecnici. Sì, abbiamo la colonna sonora. Ragazzi, qua devo fare un appunto. Abbiamo un grande assente, Mervi Recchici, che abbiamo... una nomination solo per Christopher Nolan, no? Con Tenet. E vincerà. Cioè, quest'anno niente proprio. Ma per la colonna sonora? Mi sa che la nomination... effetti speciali, sì. Manco per effetti visivi, sì. Manco per tecnico del suono, tipo per... com'è? No, da quest'anno montaggio sonoro e mixaggio sonoro è una categoria soltanto. E là non c'è Tenet. L'hanno unite. Non c'è Tenet? No. Madonna, quello sì che può dare. Non mi sembra. Comunque, effetti visivi soltanto. Comunque, io l'ho detto pure l'altra volta, per me non è il miglior film di Nolan, certo tecnicamente porca miseria, un flash quando vedi che comunque si muovono all'indietro, no? Tutta la cosa del combattimento, eccetera, però no, preferiti altri. Sì, sì. No, infatti, quindi detto questo, parliamo della la miglior colonna sonora. Vai. Saltiamo a... abbiamo da Five Bloods e Notizie dal Mondo, News of the World, e Monk e Soul, che sono, diciamo, Trent Reznor è lo stesso insieme a Atticus Ross per Monk, Trent Reznor, Atticus Ross e John Batiste per Soul. Ah, pensate. Colonna sonora Soul, secondo me, perché rimane lo stesso compositore. Sì, pure secondo me. Secondo me Soul... e rimane impressa la canzone, mo, diciamo, occhio e croce, quella che c'ho più impressa è quella di Soul. Canticchia. Non so se... no, so solo la canzone di Borat, lui. La metto sottofondo. Bravo, mettila sotto... sì, mettila sottofondo. No, ma... Soul... c'era la colonna sonora di Roma, Land, che era fighissima, e non è stata candidata. Non l'hanno messa. Quella era bella, è una bella colonna sonora. Almeno, cioè, però, per esempio, quella di Soul mi piace in tutto, nel senso anche le musiche
del blues, del jazz, le scelte delle musiche che hanno usato, mi piace tutta la colonna sonora, sì. Ci sta. Sì. Sì, allora, quindi vabbè, diciamo Soul. Sì. Pure Manco non era male, con una sonora comunque. Mi ricordo che Io non me la era. ricordo Sì, proprio. sì. Non me la ricordo proprio. Ok. C'è stato Ma qualcosa è di rimasto simile. impresso. C'erano le musiche anni 20. Ah, Erano un po' ah. particolari, erano Che sì, strane. cioè che comunque ti facevano entrare nell'atmosfera, quindi cioè. Poi vabbè, sempre lui, Trent Sì, Reznor, no, Dio suo. infatti, dai, ti fa vivere bene l'atmosfera del film, sta carica, mo, se parte. No, No, che poi davvero. dicevo, tra l'altro. Intanto, miglior canzone originale? Vai. Lauriti. Eccola. Sì, di cui No, abbiamo la è diapositiva. partita la colonna sonora. Abbiamo un estratto della Pausini. Non sento la Ok, sonora. avete capito più o meno tutta così. Ok, perfetto. Oh, te so dire, è bella, è comunque tutta così, tutta ritmata. Cioè, una che comunque è Benji, protagonista nel film, la colonna sonora di Soul. ti sei rifermato un'altra volta. Ecco, ci sei? No, Eccoci sì, qua. Ci siamo persi, ti Benji? vedo. Benji? Ok. Eccomi. Sì, ti vedo. Ok, miglior colonna sonora. Sì, miglior canzone originale? Io sì, vai con la lista. Ma vedete Vai, la lista? vai, di la lista, infatti. Sto a perdere, raga. Presento più. No, vai con la lista, ce l'hai? Ok. Ah, ok. Per un attimo non sentivo più niente. Ok, Judas and the Black Messiah, il Black processo di Chicago Messiah. 7, Sì. Eurovision, la vita davanti a sé e One Night in Miami. Tutta quota nera, insomma. Allora. Praticamente tranne Laura Pausini. Viene confermato. Per me queste, per esempio, ho sempre Sì. pensato che Golden Globe e Oscar, poi alla fine colonna sonora e canzone in genere ha confermato quelli che erano stati dati ai Golden Globe. Però cioè, sì. Sì, infatti, secondo me Laura Pausini è proprio orgoglio Sarebbe italiano. figo che Una vincesse. Complimenti gioia Laura ogni tanto, Pausini. sarebbe bella. Per Sì. forza. Solo per vederla Laura Pausini insultare sta bene. un'altra volta. Sì, bravo. Cacchio. Penso che stava lì. Confermata, Esatto, dai. saliva sulle poltroncine come Benigni. Sai. Madonna, stava lì, faceva caldo. Madonna, oh, delirio, delirio. Delirio Pausini. E abbiamo quindi la fotografia direttamente. Ah, E bello. questo secondo me potrebbe esserci una sorpresa. Judas and the Black Messiah di nuovo. Mank, Notizie dal mondo, Nomadland e il processo di Chicago 7. Come al solito, Piece of a Woman non c'è, che c'ha una fotografia. No. C'ha una Sì, fotografia bravo. troppo bella. Cioè, Bravo, sì. troppo bella. Allora, potrebbe vincere Mank, secondo me, anche se Nomadland ha una fotografia clamorosa Bellissima, che sì. comunque accompagna poi i toni del Io film. dico Nomadland. Io dico Mank. Mank pure io, sì. 100 euro a Vale. questo punto. Beh, quel discorso, ti ricordi, Seba? Sì, mo pensandoci bene, mi stai a far pensare a quella scena della luce, no? Della macchina, di lei, come la inquadrano, con quale luce, sembra proprio una persona degli anni 20. Cioè, non sembra un film, sembra proprio un'immagine, una fotografia, una scena ripresa negli anni 20. Sì, no, cioè Lì tecnicamente è sì, mostruoso. sul gioco di luci, sì, hanno fatto un lavorone. Ci può sta. Eh sì, ha ricreato Ci può sta. proprio comunque l'atmosfera, dai. Manca su Sì, questi sì, tecnici sì. ci potrebbe dire la sua, sì. Sì, potrebbe vincere i due Oscar. Anche se Beh, Nomadland no, mi mi avete ricorda dato. tanto i colori di Revenant, in alcuni casi, e mi ricordo che vinse, mi pare vinse pure fotografia quel film, perché è proprio Quale? girato Revenant. Revenant.
che è proprio girato in quel momento del giorno, con quella luce del che sole per... al tramonto, con quei colori. Io dico no, Madeleine, sì. Vai. No, Madeleine, sì, sì. Anche, potrebbe starci. No, Madeleine, 2-2, vedremo. Sì, mi rimane impresso quel tramonto bestiale, ma pure la scelta dell'inquadratura. Bellissimo. Mi fate un bonifico se vinco oppure me li date in contanti? Bonifico. Bonifico ha dato da destinarsi. No, comunque veramente quando escono le quote, perché l'anno scorso io vi devo raccontare questo, io mi sono giocato gli Oscar, ho fatto la schedina e mi pare mi pare che insieme a dei colleghi miei, tra cui pure Simone, Francesco, avevamo puntato e tante cose le avevamo prese, solo che avevamo fatto uno schedone e ci avevamo messo un sacco di cose e poi abbiamo perso per una o due categorie. Vabbè, Parasite, miglior film, ce lo saremmo aspettato. Però era bella la quota. Però, per esempio, Fotografia 1917, vabbè, ovviamente le quote erano basse, però alcune cose si possono prendere. Però no, sono curioso di vedere Mank e Nomadland che quote c'hanno. Perché poi loro, i bookmakers, si basano anche in questo periodo, da qui agli Oscar, ci saranno i premi per settore, nel senso dei sceneggiatori, il premio L'Actors di Studios, Batman, BAFTA. degli effetti speciali, della categoria di quelli, e loro vedono in base a chi vince questi. Vabbè. Fanno figo. Poi però, dai, poi se facciamo una schedina, anche qua. Dai. Dai, e poi giochiamo, buttiamo giù due quote. Allora, quindi torniamo agli effetti visivi. Abbiamo detto Tenet, e The One and Only Ivan, Mulan, The Midnight Sky e Love and Monster. Tenet. Non ho visto The Midnight Sky, che mi hanno detto che devo recuperarlo, sta su Sì, Netflix. Kevin l'ha visto, mi diceva che era bello. Gli effetti erano fighi. E Love and Monster? Devo recuperarlo. Se no, Tenet, per effetti visivi, almeno quello, ora c'è il contentino, insomma. Sì, vabbè, sicuro, penso di sì. Penso che quei film si gestiscono solo per questo alla fine. Li fanno per questo motivo. Sì. Qua potrebbe invece esserci un nuovo Oscar per l'Italia, miglior trucco e parrucco. Quindi abbiamo Emma, Elagio Americana, Marini's Black Bottom, Mank e Pinocchio. Qua è una bella sfida, perché se ci Questa, te pensi, posso dire, è bella sono combattuta. tutti che il trucco e l'acconciatura hanno fatto un Sì. lavorone. Sono tutti film che comunque dietro Marini's Black Bottom, con lei che l'hanno proprio, cioè, trasformata, Gary Oldman in Mank, Legge Americana che Ma è anche Close, la un'altra persona. mamma mia. Non lo so, qua, regà, secondo me, tra tutti potrebbe star strappata la sorpresa Pinocchio, Madò, col Pinocchio! Pinocchio, io non pensavo fosse col trucco al trucco. bambino, è Io clamoroso, non quello è pensavo fosse trucco, tutto pensavo fosse effetti trucco. speciali. Quello è Invece, tutto trucco. infatti, bisogna vedere questa cosa, perché mi ha Bisogna stupito apprezzare. saperlo. La miseria, lavorone. Ma mi è piaciuto, Pinocchio, lavorone, Sì, oh. Lavorone non proprio, cioè. pensavo venisse candidato addirittura a due nomination. Cioè, per Però quale, oltre trucco e parrucco? costumi. Ah, Sì, perché costumi. costumi e trucco. Costumi e trucco acconciatura. Io Però dico guarda, sono trucco d'accordo con te. Pinocchio. Sono d'accordo. Sì. Valerio si è bloccato. Vale, ti sei La seconda è bloccato, non Pinocchio, ti bisogna sempre di vediamo. No, Pinocchio, a infatti, diciamo prescindere. che secondo me potrebbe vincere. Seba, secondo te? Allora, potrebbe vincere Emma. No, che c'è tutto quello lì che era tipo vittoriano, non so se... perché non l'ho visto. Ah, io non l'ho Ho visto solo il visto. trailer. Di solito vinco i film così. Però costumi, dici? Pinocchio...
Ah, Questo è il giusto, trucco. vabbè, però trucco e parrucco, però vabbè, capito, no? Ci sono tutte le acconciature, il trucco quello vecchio, no? Ah, sì, pure, pure. Potrebbe vincere. Ho dei Sì, nomi, no, potrebbe starci. è Pinocchio, pilotato questo, penso. Pinocchio. Pinocchio, Sì, vabbè, sono pure maestri Pinocchio, Pinocchio. siciliani. Infatti penso che l'hanno messo per quello. Cioè, Dillo, ti sì. senti pure meglio quando lo dici. Emma, no, porca troia, sbagliato. E avete risposto tutti, regà? Che non mi sono perso qualcuno. Che... ogni tanto se beh, ma io mi perdo qualche cane, non si sì, sente, questa ma parte si sì, blocca te e blocchi. quindi No, no, non riesco a questa volta te trovare. blocchi. Prova a No, comunque, seriamente, cambiare. La vuoi fai secondo a me dati cellulari, 4G. vale? A 4G. Non lo so, è Già sto in 4G. ha lasciato il cartellone con lui. Eccolo. È un cantiere, È un maledizione cantiere. wifi. Ci siamo. E vabbè, passiamo Sì, dai, oltre. che sono quasi 10:30. Andiamo Sì, dai, se no verso gli allunga. ultimi, dai. Abbiamo scenografia, che qua mi sono sbagliato, che c'è un'altra candidatura per Tenet, quindi abbiamo Ah, Tenet, The scenografia, Father, ecco Marenis che era. Black Ecco Bottom, c'era. eh sì, C'era, sì. Marenis Black Bottom, Mank e Notizie al Mondo. Scenografia, però. E Perché Tenet e scenografia, scenografia, scusate. non lo so, Perché non ho capito il hanno fatto. ricostruito. Hanno ricostruito quello L'aereo. stesso macchinario, no? Poi pure l'aereo, però quello vabbè, sempre effetti. Penso che per quel macchinario, Ma tutto lì Mank. dentro, gli specchi, quelle cose strane. Mank. Sì. Poi a lui Per capito, quello gli là, sì. Holland, gli E piace poi queste anche la cose. scena Non so se finale, hai in pure la scena mente. finale della battaglia, mi sembra che è stata tutta ricostruita. O era un posto vero quello? Perché quello era clamoroso. Sì, lui non gli piace usare il green. Lui ha raccontato pure a Interstellar, quando hanno fatto le riprese in Islanda, e ha detto proprio che gli piace girare queste scene ricreando la situazione con tutta la scenografia. Infatti, ecco perché. Gli altri chi erano, Vale? Ok, allora Mank, Tenet, Notizie al Mondo, Marenis Black Bottom e The Father. Secondo me Mank, perché ha fatto pure un gran lavoro Fincher Dico pure con io, tutta la Mank. scenografia di Hai ricreato Mank. proprio tutto il Secondo set, me i set di quell'epoca, secondo me sì. Mank. Sì, ah, cioè, sembra proprio gli anni di Quarto Potere Io comunque. dico Tenet. Beh, film nel film Tenet, pure, dai. eh. Beh, manca film nel Seba? film, mi è piaciuto pure Manca, per secondo quello. me. Manca. Sì, è fine del film. Cioè, clamoroso. Secondo me, vabbè, un Pure gran un po' lavoro ha come c'era fatto una lì. volta Hollywood che infatti ha vinto l'anno scorso, e ci può stare, ci può stare. Perché i film che parlano di Sì, film che parlano di allora. Hollywood di solito vengono premiati, no? Abbastanza. Sì. Vabbè, Sì, la storia, comunque, la storia. capirai, ci sguazzano. Gli piace. Voglia. Sì, miglior costumi abbiamo di nuovo Emma, Pinocchio, Marenis Black Bottom e Mank. Mo' ben ci voglio vedere se dice Pinocchio di nuovo. Sì, infatti. Pinocchio, cacchio. Secondo me Mank, dai, Mank, perché stiamo sempre allo stesso discorso di prima, Costumi? ricreato i costumi dell'epoca, sempre là. Io forse Insomma, Emma, gli dei se suoi messo contentino tecnico, insomma, manca. se mi stai a dire Sì. così, Seba, ricordo che vinse Piccole Donne l'anno scorso. Costumi, sì, piccole donne. Diciamo questi film così. Di solito, E ha vinto pure la favorita, mi sa, quando è stato, Si no? ferma Quando così, di solito se la è giudicano, quindi dico stato? E se no, Emma. Emma, sì. Cioè, se non è Emma. Avrebbe senso, sì. No sense. No sense. No sense. Benji? Sì, dai, pure io dico Emma, dai, perché i film in costume No. sono sempre quella. Ah, Non dice Pinocchio. Pinocchio, Non dice Emma. Pinocchio. Sì, ci Non c'è sta, però Pinocchio, di qua Emma. parte.
Una piccola Ma una parte. piccola parte, un cameo, un piccolo cameo. Allora, andiamo avanti. E abbiamo miglior montaggio, The Father di nuovo, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e Il processo ai Chicago 7. Secondo me, Il processo ai Chicago 7, perché fa quel balzo da una scena all'altra. Cioè, mi piace come è montato. E poi Sorkin, secondo me, su queste cose, non so se l'ha montato lui, però comunque l'ha scritto lui, quindi è proprio per questo. È difficile quest'anno comunque montaggio perché non c'è né il film di guerra né il film quello super movimentato tipo come poteva essere Le Mans 66 l'anno scorso. Perché, per esempio, l'anno scorso stavo studiando un po' le statistiche, erano stati dati i premi per miglior montaggio, che ne so, Dunkirk, a questi film molto movimentati e che c'era un montaggio dinamico e veloce. Quest'anno tra questi sinceramente non è che c'è Beh, sta e film se vai a così vedere a tutti quanti, il processo di Chicago 7 è quello più movimentato, forse sì. perché c'è più scene magari con gli scontri e le cose, Infatti, gli scontri della polizia, certo sto capito? The Father zero. Perché non avendolo visto. Potrebbe essere il classico film che piazza che nomination e zero Può premi. essere pure, Potrebbe. può essere Comunque c'era pure. una scena. Oppure la via Olivia Colman per miglior attrice. Infatti. C'era una scena che Perché Processo Chicago 7 dove c'era un montaggio particolare. nel Mo' finale, cadete. per Sì, no, esempio, era Esus. tipo prima del processo, mi sembra proprio. O all'inizio del processo, Pure quando. quando raccontavano, sia all'inizio che alla fine, c'era questo montaggio veloce, anzi, Spezzato, no, tipo. soprattutto nel finale che ci stava appunto lui, che c'era appunto Sacha Baron Cohen che stava, anzi no, era Redmine che faceva, che dovevano raccontare il finale di cosa aveva detto lui alla folla e Ah, sì. contemporaneamente il montaggio di Sacha Baron Cohen che stava lì live e quindi c'era sto montaggio veloce, Ah, temporale, ok, no? Quello era quindi figo. dici processo Chicago 7 Sì, montaggio. cioè, a meno che questo non viene considerato come sceneggiatura, perché alla fine lui l'ha messa sicuro in sceneggiatura e poi in montaggio l'hanno Beh, rifatto, no, cioè pure la hanno scena subito le. le scene della manifestazione e che alternano a quando, per esempio, Sacha Baron Cohen fa il comizio dentro il locale, a quando stanno dentro all'aula. Sì, ci può stare, sì. Anche perché c'è cioè, movimentati di montaggio, gli altri non li vedo così Infatti, per quello l'ho movimentati. detto, Un po' nomade, quello è dai, l'ha più. costruito col montaggio in maniera abbastanza. Però Cioè, non è non sicuramente dinamico movimentato, come però, film. nel senso, è proprio costruito così, no? Cioè, sta proprio scene montate per farti mostrare un po' com'è, appunto, un po' quel ritmo del nomade, quindi è fatto apposta. Sì, quello sì, ti porta nel ritmo lento pure Molto lento. del nomade. Molto, E molto ricordo lento. l'anno scorso per cercare di capire, no, chi poteva vincere il miglior montaggio, ho preso tutta la lista dei film che hanno vinto il miglior montaggio. E effettivamente, cioè, che cosa li accomunava? Che erano accomunati da questa cosa che erano tutti film, molti di guerra o che comunque c'erano scene dinamiche, erano molto movimentati come film. Mi è rimasta impressa questa cosa, che poteva essere Salvare il soldato Ryan e il film di Mel Gibson, Hacksaw Ridge, Dunkirk. E mi è rimasta impressa questa cosa. Però sì, potrebbe essere Diciamo che tra tutti il Processo di processo Chicago di Chicago 7. 7 è quello L'anno scorso più chi vinse? Le Mans 66? Le Mans. Vabbè, Non ma Le ricordo. Mans col montaggio, diciamo che a 23,2 mi sembra, 3,2 E quello pure il montaggio sonoro. Sì, sì, sonoro. sì, sì. Beh, Sì. ma che annata è stata l'anno scorso? Sì, è vero, Madonna. filmone. Sì. Beh, tanti bei film l'anno scorso, però, eh.